la Madonna accompagnava Padre Pio sull'altare durante la celebrazione del sacrificio del figlio Gesù. Lui stesso, Padre Pio, l'ha detto più volte e lui stesso lo ha confidato al suo confessore, Padre Agostino, in una lettera del 1 maggio 1912, di cui una parte abbiamo letto ieri. Ma la Madonna guidava Padre Pio, accompagnava Padre Pio anche nel confessionale, anche nel suo essere ministro e dispensatore della misericordia di Dio. Cioè, Padre Pio ha rivelato come la Madonna condividesse con lui questa missione di diffondere, ma o meglio di dispensare, di donare la misericordia di Dio nel sacramento della riconciliazione, nel sacramento della confessione. Lei mi accompagna nel confessionale, disse Padre Pio. Mi accompagna nel confessionale per mettermi a disposizione dei fratelli e mi mostra, sempre coperte dal velo della sua pietà, le anime innumerevoli in attesa di una assoluzione distruttrice di ogni male e creatrice di ogni bene. La Madonna mostra a Padre Pio le anime che hanno bisogno del perdono, della misericordia di Dio, perché la Madonna vuole la salvezza di ogni uomo e di ogni donna, come ogni madre vuole la salvezza e la felicità dei figli. E continua ancora Padre Pio: per merito e volere suo, cioè della Madonna, ho la gioia di contemplare questo fenomeno di grazia con i miei occhi ed ho anche la gioia di vedere interpretato come vuole lei il significato delle mie assoluzioni e di tutte le opere che vengono appresso. Io la prego sempre di venire vicino a me, continua Padre Pio, di seguirmi, di suggerirmi quanto devo dire e la prego di suggerire anche ai miei figli spirituali quello che devono dirmi. E sono sicuro di essere ascoltato da lei. Cioè, qui la Madonna è chiamata da Padre Pio ad aiutarlo perché non solo lui possa essere guidato nelle parole, nelle ammonizioni, e anche quando, per esempio, ha negato la confessione, Padre Pio stesso dice che lui era dentro sereno, ma sentiva come una scossa elettrica che gli veniva dalla Madonna, perché semmai a quella persona gli fosse negata l'assoluzione. Non è un atto di superbia, anzi, è un atto di misericordia. Difatti, tutti quelli che si sono visti negare l'assoluzione sono poi tornati, convertiti e hanno cambiato vita. Ma Padre Pio dice ancora qualcosa di più. Lui pregava la Madonna perché i suoi penitenti facessero una buona confessione. E allora, confessiamoci anche noi e impariamo da oggi a chiedere alla Madonna, prima di confessarci, di farci fare una buona confessione, di farci dire le parole giuste a suo figlio in quel momento della confessione rappresentato dal sacerdote che agisce in persona di Cristo. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!